Ho fatto quei 50 secondi di anticipo sull'orario, quindi devo darle atto a Renzi che è stato bravo. Quando in anticipo sul tuo stupore, grandissima canzone di De André. Come no, però poi verranno a chiederti del nostro amore. Nostro amore, va bene, non andiamo avanti. Fermiamoci. Invece, le devo raccontare bene che ha detto Salvini stamattina, perché lei non l'ha sentito. Ho perso questo fondamentale messaggio di Salvini. Chi ha combinato stamattina? Guarda, però, ultimamente ne sta combinando uno al giorno, oggi chi ha combinato? Ma sai che ho pensato ieri quando l'ho visto? Ho pensato che mi sembrava un po' lei con Conte. No, facciamo paragoni. Cioè, paragonare Salvini a Renzi non è bellissimo, ma paragonare Conte a Draghi, mai, la prego, non facciamo scherzi. Ecco, carina, messa così è carina. Nel frattempo, allora, Salvini, stamattina Salvini ha detto che la capienza al 35%, le discoteche, una presa in giro, dice, sempre a Draghi l'ha detto. Poi ha fatto una conferenza stampa un po' improvvisata davanti al Senato e ha detto che il Parlamento deve modificare la delega contro la patrimoniale, perché quella rivalutazione delle rendite catastali è di fatto una patrimoniale nascosta. Lui non può permettere che la patrimoniale nascosta venga portata avanti. Quindi no patrimoniale, sostegno al governo, però non è in discussione. Quando gli abbiamo fatto chiedere, ma lei che fa? Se questa cosa va avanti, lei esce dal governo? Ha detto no, escano Conte e Letta. Io ho votato la fiducia a un governo che mi ha detto che le tasse le abbassava. Non posso tollerare che le tasse vengano invece aumentate. E poi ha detto il Parlamento deve cancellare la riforma del catasto. Le Camere possono intervenire. Che ne pensa? Tutta fuffa. Ah, fuffa. Ma sì, è fuffa, perché ha preso una scoppola alle elezioni amministrative e deve parlare di altro. È anche bravo su questo, perché si chiama diversivo, armi di distrazione di massa. Allora, la sintesi qual è? Che alle amministrative la Lega è andata maluccio. Forse peggio della Lega solo i 5 Stelle. È andata maluccio anche perché ha scelto dei candidati non all'altezza. Facciamo l'esempio più importante, forse, di quelli che hanno chiuso al primo turno, Milano. A Milano la Lega doveva spaccare i monti e alla fine la conclusione è che vince molto bene Beppe Sala, che la Lega prende una batosta e che i 5 Stelle addirittura stanno fuori dal Consiglio Comunale. Questa è la sintesi della Milano non è un caso, no? A Napoli hanno vinto molto bene insieme 5 Stelle e PD. No, guardi, allora, dei 5 Stelle parlo, se è d'accordo, finisco su Salvini e poi vado sul mio argomento a piacere, che sono i 5 Stelle, volentierissimo. Lei è il suo argomento preferito. No, ma è un dato di fatto. Però se vuole proprio dirla tutta, le forze populiste di destra e di sinistra stavolta hanno perso. Ma rimanendo sul punto delle tasse, ma figuriamoci se Draghi vuole alzare le tasse. Draghi ha detto una cosa chiarissima: le tasse non si alzano. E io, che sono stato l'ultimo a intervenire sulla casa, perché l'IMU l'abbiamo tolta noi, lei ricorderà, Berlusconi tolse l'ICI, Monti rimise l'ICI chiamandola IMU, e noi nel 2015 togliemmo l'IMU. Quindi figuriamoci se io non sono... Che lei, come dicono alcuni, l'erede di Berlusconi. Mi consente? Non è vero. Però al di là di questo, il punto fondamentale è che noi la tassazione sulla casa l'abbiamo diminuita. Ecco, noi che l'abbiamo diminuita siamo i primi a dire che è ovvio che non vanno aumentate le tasse, neanche quelle sulla casa. Ma Draghi, su questo è stato chiaro. Non l'ho capito nemmeno io nel mio piccolo, come si fa a intervenire sul catasto, sulle rendite catastali, senza far pagare più tasse a qualcuno e meno a qualcun altro? Draghi ha detto... C'è un provvedimento che si chiama delega fiscale. Come funziona uno strumento di legge delega? Che il governo dà degli indirizzi su cui intende fare dei decreti legislativi. Il Parlamento è sovrano, quindi ha ragione chi dice poi in Parlamento se ne può discutere, e poi il governo nell'arco dei prossimi 5 anni, ha spiegato Draghi, interverrà su questi elementi. Quindi questo è il punto fondamentale. Siamo ancora al carissimo amico. In questo complicato percorso va giù l'IRAP, che è una cosa importante, si diminuiscono molte tasse. Quindi lei dice il carico fiscale è l'insieme. Totalmente non diminuisce. Sulle case qual è il problema? Il problema è che gli strumenti catastali sono vecchi, perché nessuno li ha mai aggiornati. Magari lei ha una casa in periferia che è accatastata come un immobile super top
e uno che ha un bel appartamento in centro che invece ha catastato in modo diverso. Allora cosa dice Draghi? Intanto facciamo un'indagine per capire come stanno le cose, senza toccare i soldi. Cioè facciamo soltanto una riforma per andare a vedere se la casa della Merlino è davvero top, come viene detto. Perfetto. La casa di Renzi è davvero scaccia. Quindi lei sta dicendo che Salvini ha usato strumentalmente questa cosa e che non c'è nessun allarme tasse in vista. Le tasse vanno diminuite, questo è poco ma sicuro. Io l'ho detto quando Letta disse dell'imposta di successione, io dissi che non ero d'accordo. Non sono d'accordo con l'aumento delle tasse, comunque siano. La cosa però che secondo me un pochino andrebbe ragionata, appena questi ragazzi hanno finito di fare i giochini, le fuffe post-elettorali, mi riferisco ai leader politici, la cosa vera è, secondo me, da discutere è, siccome nei prossimi mesi potrebbe aumentare l'inflazione, da cosa aumenta? Benzina aumenta, no, il gas sono? Aumenta, abbiamo ben visto, costi, le materie prime, e tutto sta aumentando. Cos'è che non aumenta? Lo stipendio dei lavoratori. Allora, la vera questione in prospettiva dei prossimi 2-3 anni, secondo me, è come aumentare i salari tenendo fermo il costo aziendale. Cioè, allora, ora non voglio essere noioso. Defiscalizzare. Sì, però il concetto qual è? Che se tu sei un impiegato e prendi 1000 euro al mese netti, all'azienda costi di RAL, di costo aziendale, 2.500 euro. Io dico, all'azienda lasciali 2.500 euro, ma trova il modo di dare 100-200 euro in busta paga al lavoratore. Scusi, come abbiamo fatto noi con gli 80 Draghi euro. Draghi ce la può fare? Sì, è l'unico che ce la è può l'unico. Fare. Poi non so se ce la farà. Quindi deve restare a Palazzo Chigi, non se ne parla. Questo lei, io faccio tutte le cose di batte di serie, lei Zac mi cerca di infilare la domanda sul Quirinale. Capito, fa il suo. E io Zac dico, ne parleremo a febbraio quando sarà tempo opportuno. Però la vera discussione... Anzi, io penso che lei si sta preparando invece per la battaglia al Colle, perché dato che lei sta amministrativa si è pure un po' annoiato, perché non è che proprio c'aveva così questo interesse per le amministrative. Invece in realtà, secondo me, lei si prepara, si sta riscaldando, perché quando c'è fare regia politica, Renzi torna in campo. Allora, le amministrative sono andate persino meglio di quello che sperassi. Italia Viva è inspiegabilmente viva. Cioè, io guardo le televisioni, guardo le trasmissioni e dicono tutti che noi siamo morti. Inspiegabilmente? Dicono tutti che sono morti. Dopodiché eleggiamo sindaci. Abbiamo eletto, vedevo Conte che veniva in televisione a dire perché Renzi parla, c'è ancora l'1%. Noi abbiamo preso più consiglieri comunali di Conte, più assessori prenderemo di Conte, più sindaci eletti di Conte. Quindi saremo anche un partito che è all'1%, ma se noi siamo all'uno, i grillini che so, al mezzo, perché il dato è questo. Però lei ha usato un avverbio, ma deve spiegare, perché spiegabilmente? Perché se guardo tutto ciò che voi dite, mi convinco che noi non ci siamo. Invece poi, inspiegabilmente, gli elettori hanno un'opinione diversa da quella dei sondaggisti. E va bene. No, aspetti, però non siamo noi. Allora, ieri, a parte che ieri Mentana mi ha detto, qui è venuta, mi ha detto che secondo lui Calenda sta prendendo il suo ruolo di leader centrista, riformista. Calenda è andato molto bene a Roma e noi l'abbiamo sostenuto con grande convinzione. Se io fossi stato cittadino romano avrei votato Calenda, però mi fa finire, perché le dico perché sennò faccio troppa confusione. Allora, amministrative bene, meglio del previsto. Ottobre che cosa succede? Si parla del Quirinale? No, si parla del G20. So che la gente gliene frega niente, ma il G20 è fondamentale, lo presiede Draghi. Perché? Perché dalle vicende geopolitiche internazionali accadranno delle ripercussioni per il nostro portafoglio. Perché se Putin chiude il rubinetto del gas, lei allarga il portafoglio. Se non c'è... Ho capito. Questo è un passaggio, quindi fine ottobre questa cosa qui. A novembre c'è la Leopolda, a dicembre il Santo Natale. Da gennaio parleremo del Colle. Fino ad allora... Poi mi racconta pure da Leopolda, le però lei devo dire una cosa. Del Colle. Ho trovato francamente Calenda poco carino, perché lei l'ha appoggiato a Roma, ha detto che era il candidato migliore, e lui oggi sulla stampa fa un'intervista in cui dice, quando le dicono ma lei è Matteo Renzi, potete pensare, perché i numeri ci sono, effettivamente ha ragione lei, cioè ci sono delle cose interessanti che sono capitate in questa amministrativa rispetto a quest'area che chiamiamo per semplicità centrista, diciamo. Centrale, vai più benino. Centrale, piace di più, me lo so, ho letto oggi. E dice, guardi, Renzi, il problema è che secondo me l'attività di leader politico non è conciliabile con quella di businessman. Cioè, lei fa il businessman. Lo so, Carlo è un po' così, ogni tanto cerca di fare qualche polemica anche con gli amici, ma questo non vuol dire che non sarebbe stato un bravissimo sindaco, se solo fosse arrivato al ballottaggio avrebbe vinto lui. Non ce l'ha fatta, peccato, però ha fatto un bellissimo risultato.
E noi siamo molto contenti. Quindi le faccio un esempio. D'accordo, lei, Calenda, mi sì, sta dicendo, nonostante le vostre personalità complesse. Ma figuriamoci, assolutamente sì. Le faccio un esempio a Roma, per esempio. No? La lista che sosteneva il candidato sindaco Calenda, al primo posto degli eletti c'è un ragazzo molto bravo che si chiama Valerio Casini. È un iscritto a Italia Viva, ha preso moltissime preferenze, 3.000 preferenze. C'entra con Pier Ferdinando, no? No, no. Non credo proprio, Casini non credo che sia suo padre, diciamo, perlomeno non penso proprio. Va bene, basta, diciamo, non facciamo un bolognese, battuto. Pier Ferdinando è bolognese, Valerio Casini è romano. È un assessore municipale del quartiere 3, dopodiché santo so dove vuole arrivare lei al Quirinale e io non ci casco, la frego, perché siccome sono molto amico di Pier Ferdinando, non voglio che lei mi cada sempre lì a prendermi in giro. Poi, secondo punto, Francesca Leoncini. Francesca Leoncini è arrivata seconda al Consiglio Comunale di Roma. E chi di cos'è già Francesca Leoncini? Lei è una di Italia Viva. Avete tanto in comune e potete fare Lisa un buon lavoro Noia insieme. È arrivata prima a Milano. Potete insomma, fare un ragazzi, buon lavoro insieme. Ma mica solo con Calenda. Anche con Sala. Ma con tutti quelli. Ma anche, guardi, le posso dire, con della gente che viene dal centro-destra. Perché, Salvini e la Meloni, ste elezioni, le hanno perse sui vaccini, sul Green Pass. Ma scusi, ha detto bene Bassetti, il virologo, ma i vaccini hanno sconfitto il virus, ma hanno anche sconfitto alle elezioni quelli che erano Novax, Bovax, non lo so, perché uno di centrodestra che vuole sostenere nell'arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi un programma moderato, secondo lei va dietro a Salvini che insegue la Meloni? No, ma io l'ho detto oggi, l'ho detto quindi oggi. Quindi le ministre di Forza Italia sono brave. Ecco, bravo. E lei che si vuole prendere? Cioè, con no, chi vuole che prendere? Io ormai ho sbagliato io. Con chi vuole dialogare? Con tutti. La Campagna, la Gelmini. Io dialogo con tutti. Il mio ruolo però è questo. Intanto me la godo perché i populisti hanno perso. Non li diamo per morti perché alle elezioni politiche va a votare più gente. Dice 5 Stelle li dà per morti. 5 Stelle sono finiti. 5 Stelle sono finiti perché, poverini, non hanno più spazio politico. Cioè, loro hanno preso i voti quando facevano contro la casta. No, ho visto Conte, che bravo, che ha fatto un tour per l'Italia, ha riempito le piazze. Ha riempito le piazze, ma non ha riempito le urne. Che poi va capito, perché quando tu vai in piazza e la gente viene per farti il selfie, è successo anche a me, quindi lo conosco questo meccanismo. Il meccanismo è che la gente viene a vedere l'influencer, viene a vedere il personaggio della televisione. Le faccio l'esempio più banale che le possa sembrare, che è quello di Eboli. Non voglio dire con esagerazioni Conte si è fermato ad Eboli perché sarebbe blasfemo. Eboli, le dico soltanto questo, Eboli si è votato. Conte ha riempito la piazza, come in tanti altri luoghi. Quanto ha fatto Conte Eboli? Il 4%. Noi, piccolini, vituperati, insultati... 7,5%, si va al ballottaggio. Quindi Eboli è una bella ripartenza. Dico Eboli, scusi, vale Milano, scusi, Milano, sa chi c'era candidato del centro di Conte? Perché dice Conte, io non ho messo bocca in queste elezioni. Li ha scelti lui i candidati. A Milano c'era una candidata grillina sul territorio, un attivista. È arrivato Conte, si sta accanendo con Conte, glielo finisco. Conte ha detto, prendo una dal CDA del Fatto Quotidiano e la metto in lista. È rimasta fuori dal consiglio, succede, peccato. Sta godendo Renzi. La pubblicità, torniamo subito. Allora, diciamo che mi ha fatto una disanima abbastanza tremenda di come sono messi i 5 Stelle. La cosa che vorrei capire io però è se Letta continua a cercare un'alleanza stabile con i 5 Stelle, come a me pare, perché mi sembra che questo abbraccio con Conte sia a Napoli che a Bologna abbia funzionato. Che fa Matteo Renzi? Tanto noi abbiamo dato una mano decisiva perché Letta vincesse a Siena ed è una cosa bella, così ci togliamo lo stai sereno, abbiamo fatto una pace. Pace è una parola forte, non abbiamo mai fatto guerra, quindi non si può far pace. La pace la fa chi ha fatto la guerra. Però almeno smetterete di dire stai sereno, visto che a Siena è andata bene, Letta ha vinto bene, anzi, congratulazioni in bocca al lupo. Adesso vediamo che cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché le amministrative, faccio sempre un po' l'osservatore politico. Perché? 8 mesi fa il PD diceva o Conte o morte. Con questa linea sarebbero andati a sbattere. Adesso Draghi. Il PD ha scelto la posizione filo Draghi. E quindi mi sembra che il PD sia migliorato. Abbiamo dato una mano all'Italia portando Draghi, ma anche una piccola mano al PD. Magari prima o poi quindi ci diranno grazie. Lei si aspetta che Letta, insomma, gli dica che vuol fare un'alleanza, cioè preferisca fare un'alleanza con voi e con decida i 5 Stelle. Decida lui. O invece potete convivere. Secondo me...
Quando io 8 mesi fa dicevo che i 5 Stelle sarebbero andati a sbattere, tutti voi mi guardavate come un pazzo, come un marziano. Sta accadendo questo. Penso che da qui a un anno... Che peccato, per me vuol dire cosa succede al Colle, allora. Se c'è secca sempre. Lei mi sta prendendo da meteorologo o dall'uomo dell'oroscopo. Io sono uno tranquillo, felice, contento e soprattutto la cosa fondamentale è che l'Italia sia ripartita, perché alla faccia di tutti i gufi... Dove sta il libro di Renzi? Sta risalendo alla grande. Questa è la cosa bella, il resto sono questioni di... Controcorrente, ce l'abbiamo una copertina, eccolo qua. Matteo Renzi controcorrente, sta ancora girando a presentarlo. Sto girellando abbastanza da presentarlo, però soprattutto sto girellando e vedo che la gente ha voglia di ripartire. Questa è tutta l'unica cosa che veramente importa. Grazie Matteo Renzi, grazie a tutti voi. Domani mattina io sono qui, Renzi no, ma io sì. Renzi torna presto. Vi è andata meglio. Mambo! Questo programma è stato presentato da